Buonasera a tutti, collegamento davvero questa volta con grande emergenza, anche trovare un posto alla camera non è stato semplicissimo, ma mi pare che siamo in orario, sono le 15.30, è mercoledì 18 luglio, purtroppo ieri pomeriggio non sono riuscito ad andare in diretta a Facebook perché il lavoro di commissione di aula sostanzialmente mi ha impedito di trovare del tempo per potermi collegare, ma oggi ci tenevo quindi a non mancare per due volte. Naturalmente vi ricordo di condividere, trovate la freccetta sotto il mio viso qui, di condividere questa diretta in modo tale da allargare, diciamo così, la platea delle persone che seguono queste dirette. Naturalmente il video registrato poi resterà sulla pagina Facebook, su YouTube e anche sul mio blog ivanscalfarotto.it. Brevemente, io voglio cominciare con una cosa che credo abbia colpito tutti moltissimo, che sono quelle fotografie impressionanti e quei filmati che abbiamo visto. In particolare la fotografia di questa donna che è stata salvata da questa ONG spagnola, Josefina si chiama. Io credo che raramente di aver visto un'immagine così incredibile, così toccante, così profondamente sconvolgente. Lo sguardo di questa donna, io penso che racconti davvero, non so, mi mancano le parole, ma è come se davvero qualcuno che ha visto l'inferno e che è tornato dall'inferno. Riaprite i giornali di oggi e fermatevi su quel volto. Ovviamente abbiamo visto il video della donna morta, del bambino piccolo affogato, ma ciò che racconta secondo me meglio davvero questa sorta di dannazione che queste persone vivono è la foto di questa donna, questa sorta di incredulità negli occhi e anche il terrore di ritrovarsi in una situazione come quella che ha vissuto. Io penso che si tratti di una vicenda davvero sconvolgente dal punto di vista della nostra umanità, perché il fatto che in questo nostro secolo, in questi nostri tempi di benessere, io sono qui che utilizzo uno strumento che mi consente di entrare in contatto sostanzialmente con tutto il mondo, viviamo in un'epoca che almeno per noi è un'epoca di benessere. Riusciamo a mangiare a pranzo e a cena, mediamente tutti. Il fatto che ci siano in questo tempo appunto apparentemente sereno, di pace, almeno di guerre non dichiarate nella nostra Europa, nelle immediate vicinanze dei luoghi dove si svolge la nostra vita, il fatto che succedano queste cose poi invece a largo delle nostre coste. Penso che debba essere un oggetto di riflessione e di condivisione del dolore, di simpatia umana, simpatia nel senso etimologico del termine. Io ho fatto fatica a guardare quella fotografia, è uno sguardo che penso che mi porterò dentro per molto tempo e devo dirvi la verità. La cosa sulla quale ragionavo, che chi fa politica e chi la fa ad altissimo livello, chi ha responsabilità di governo, si trova in alcune occasioni a dover decidere della vita o della morte di altre persone. Io penso a, non so, politici che hanno dovuto dichiarare delle guerre o che hanno dovuto, rifiutare lo scambio di ostaggi per la salvezza di uno ostaggio, che hanno dovuto, non so, firmare la grazia del condannato a morte, non so, dico, i politici spesso hanno responsabilità che vanno al di là, di quello che dovrebbe essere umano, cioè devono decidere qualche volta direttamente o indirettamente della vita e della morte di qualcuno. Però io vorrei che mi credeste quando vi dico che chi fa politica, prega tutti i giorni di non trovarsi in quella condizione e di dover prendere una decisione di questo tipo. Il fatto che oggi muoiano persone perché direttamente o indirettamente il nostro governo decide così, perché questo è, decide che anche persone che sono naufraghe, disperse in mezzo al mare, per ragioni di politica interna o di politica, queste persone debbano essere, non siano un nostro problema. Io,
come dire, a me viene da chiedermi come chi prende queste decisioni dorma la notte. Lo dico con grande sincerità, guardando quella foto, alla fine l'interrogativo che rimane è semplicemente quello: come si fa a dormire la notte? Io, guardate, penso che non ci sia un'emergenza migranti, credo sicuramente che ci sia un grande tema politico delle migrazioni, un grande tema legato al fatto che tanta gente scappa dalle guerre o dalla povertà per venire in una zona che è percepita come economicamente più forte come l'Europa, ma credo che si stia utilizzando questa emergenza in modo cinico e in modo crudele per coprire i problemi poi strutturali che ha questo paese e, se posso dire, anche la debolezza politica di questo governo, che in realtà non riesce a prendere delle decisioni. Come vi ho detto più volte, l'Aula del Parlamento non riceve, è occupata in altre cose. Oggi abbiamo, per esempio, votato due consiglieri di amministrazione della RAI, ci saranno votazioni da fare, ma sui provvedimenti di legge, in realtà, noi abbiamo avuto il decreto sul Tribunale di Bari e stiamo ancora aspettando il famoso decreto cosiddetto dignità. Dico cosiddetto perché con la dignità non ha niente a che fare, ma il governo non ha ancora portato a casa neanche una legge. Questo anche per le profonde divisioni che lo attraversano. E quindi alla fine noi finiamo col parlare di migranti e occupiamo le pagine dei giornali con il volto di Josefina e Josephine e con le immagini terribili di quel bambino, di quella donna, privi di vita in mezzo al mare, perché poi sui problemi strutturali del paese non succede niente. Lo dico in particolare perché questa mattina poi il ministro dello sviluppo economico, o come lo chiamo io, qualcuno mi rimprovera, lo chiamo il ministro del suicidio economico, perché è un ministro che non fa nulla per far crescere la nostra economia, anzi la fa impoverire. Oggi Di Maio è venuto alla Camera a parlarci dei tavoli di crisi. Ebbene, non ha detto nulla. Io a un certo punto mi sono, come al solito, fatto rimproverare dal Presidente, perché nel momento in cui Di Maio è venuto a fare un predicozzo sulle aziende che licenziano, sulle aziende che delocalizzano, ed è venuto a dirci quanto brutte e cattive sono queste aziende, che forse è vero, però il tema è che sia vero lo posso dire io che sono un deputato dell'opposizione, ma se uno fa il ministro non deve venirmi a fare la predica e a dire quanto è cattivo e cinico il destino, ma mi deve dire da ministro quali sono le soluzioni che intende adottare per quei casi. E Di Maio non sta decidendo niente. Io vi faccio l'esempio, tra l'altro se ne è parlato anche in aula, di Ilva e di Alitalia, che sono due dossier importantissimi, ma quello che noi ascoltiamo da Di Maio sono in buone intenzioni, mi impegnerò allo spasimo, farò di tutto per, ma poi alla fine, ripeto, quando tu sei il ministro non puoi venire in Parlamento a raccontarmi quali sono le tue buone intenzioni, mi devi dire che cosa hai fatto, che cosa intendi fare, cosa farai e quali sono le soluzioni che tu vuoi implementare concretamente, cioè non puoi venire a fare la morale in aula perché hai le leve per cambiare le cose, e o lo fai o non lo fai, non c'è una terza possibilità. E la situazione è sostanzialmente questa, ma le prime pagine dei giornali naturalmente sono occupate da quello sguardo che non dimenticherò, che non dimenticheremo, di quella donna che è tornata dall'inferno. Giusto altre due cose volevo dirvi. Uno è, sapete che mi sono occupato molto di commercio internazionale, sapete che in questo periodo si è molto discusso del CETA, l'accordo con il Canada, e sapete che il governo, in particolare Di Maio, ma poi il ministro Centinaio, il ministro dell'agriturismo, come dico io, ha molto ammorbidito le posizioni del governo, ma Di Maio aveva detto siamo contro il CETA e vogliamo assolutamente, non vogliamo ratificarlo e anzi vogliamo licenziare i dipendenti pubblici che lo sostengono. Poi i numeri parlano chiaro, le nostre esportazioni da quando il CETA è in esecuzione provvisoria sono di molto aumentate, più dell'8%, i dazi sono diminuiti e molta parte anche del mondo dell'agroalimentare, dove ci sono le più forti criticità, si è espressa un'altra parte di quel mondo a favore del CETA. Ora, da segnalare c'è la firma del trattato col Giappone, un trattato molto simile al CETA,
come struttura e come logica è un trattato molto simile, quindi un trattato che sostanzialmente abolisce la gran parte dei dazi, che sono dazi molto importanti. Mi ho preso qualche appunto per raccontarvi, per esempio sulla carne, sulle nostre carni che arrivano in Giappone c'è un dazio del 38,5%, sui formaggi tra il 30 e il 40%, sul vino del 15%. Ebbene, questi dazi saranno azzerati e si viene a creare un'area economica di 600 milioni di consumatori che rappresenta un terzo del PIL mondiale, quindi una grande occasione per le nostre esportazioni, un mercato estremamente interessante e anche un segnale di cooperazione tra spazi non solo economici ma spazi anche democratici, perché il Giappone è una grande democrazia, così come le nostre democrazie europee, che danno un segnale al mondo di voler cooperare in un momento nel quale invece il protezionismo aumenta in tutto il mondo, sapete, i dazi di Trump, i dazi cinesi e quant'altro. È interessante vedere che l'Unione Europea e il Giappone, così come anche l'Unione Europea e il Canada, in un momento di protezionismo che risorge, danno invece un segnale di volersi aprire, di voler collaborare, quindi anche in termini non soltanto di politica commerciale, ma anche di politica. Io penso che sia un segnale importante. La differenza tecnica tra il CETA e l'accordo col Giappone, ecco, l'accordo col Giappone non richiederà una ratifica da tutti i parlamenti nazionali, ma essendo un accordo che riguarda soltanto il commercio e non come il CETA che riguarda commercio e investimenti, essendo un accordo che riguarda solo il commercio, poiché il commercio è materia di competenza solo dell'Unione Europea, l'accordo col Giappone entrerà in vigore soltanto col voto del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri, quindi con il Consiglio europeo fatto dai ministri dei vari governi europei. E in questo caso, misteriosamente, essendo due trattati molto molto simili, non si capisce per quale motivo, ma il governo italiano sembra voler dare, o anzi, meglio ancora, ha dato il suo consenso, perché quando si è deciso di dover firmare questo accordo appunto ieri, il 17 di luglio, il governo italiano ha detto di sì. Quindi dicono no al CETA, dicono sì all'accordo col Giappone, non si capisce perché, ancora questo è un ulteriore dei misteri del governo giallo-verde, ma io penso che sia una buona occasione per il nostro paese, per i nostri imprenditori, per la nostra economia, quindi buona notizia. L'ultima cosa, Ada Chiara Zevi, una importante studiosa e importante anche esponente della comunità ebraica romana, ha ricevuto un'orribile minaccia con una foto di Hitler. Io ci tengo a ricordare questa notizia e esprimere tutta la mia solidarietà alla Zevi, perché mi sembra che in questo ultimo periodo le minacce di tipo appunto fascista o addirittura nazista stiano diventando più frequenti, più comuni, e che in questo brutto periodo che si vive, brutto periodo storico che stiamo vivendo, i sostenitori di quelle teorie abiette stiano tirando un po', diciamo, la testa fuori dalla sabbia e stiano diventando più aggressive di quanto non fosse, per cui penso che sia importante che noi ci opponiamo a tutto questo e che esprimiamo in modo aperto la nostra solidarietà a persone come Ada Chiara Zevi, che è una delle persone, per esempio, che sta implementando, sapete, questo progetto delle pietre d'inciampo, queste mattonelle dorate che vengono messe davanti alle case degli ebrei che furono deportati nel 43, insomma, durante l'Olocausto. E quindi davvero la mia più profonda solidarietà, penso di poter parlare a nome di tutti voi, da Chiara Zevi. Sono le 15.45, è ora di chiudere. Io naturalmente vi ricordo di schiacciare la freccetta dove c'è scritto condividi, e poi tra l'altro metterò online questo video appena riesco a mettere le mani su un computer, perché vi sto parlando dal mio iPad in questo momento, ma troverete questo video sia sul mio blog ivanscalfarotto.it, sia su YouTube, sia su questa pagina Facebook. Domani cercherò in tutti i modi di trovare il tempo per poter essere in diretta, l'orario ve lo comunicherò più avanti. Chiedo scusa per l'emergenza, anche per l'inquadratura un po' strana, ma insomma ci tenevo ad esserci. Grazie e a presto. Ciao.